insomma è oggettivo che l'Italia ha posto un problema, ha messo sul tavolo un problema e che quindi cerca delle risposte dall'Europa. Quali risposte abbiamo trovato e di che numeri stiamo parlando? Nessuna. Bisogna vedere veramente cosa è stato approvato, no, e dire la verità. In questo momento e in questo accordo che sto fatto, l'unico dato che c'è sono il collocamento in Europa di 20.000 profughi che non sono allo stato attuale sul territorio europeo, ma vengono dai campi di Turchia e Giordania, che verranno portati in Europa, divisi e equamente in Europa. Quindi non è un alleggerimento della pressione migratoria che in questo momento il nostro paese sta avendo, punto primo. Dei quali noi come quota avremmo il 10%. 10, ma dicono che sembra, quindi 2.000, ovvero quelli che arrivano in un giorno in Italia, ma sembra che almeno quello ce lo evitino, cioè non ci mandano nuovi profughi in Italia, sembra che quello ce lo evitino. Per quanto riguarda invece l'immigrazione che arriva sulle nostre coste, cosa dice l'Europa? Possiamo, forse, quanto, non si sa, decideranno, vedere dove ricollocare i profughi, ovvero i profughi sono chi ha lo status di profugo, di rifugiato, molto chiaro, ovvero chi scappa da una guerra. Su 170.000 arrivi dello scorso anno, chi ha avuto riconosciuto lo status di rifugiato, che è la prima protezione internazionale, quella più importante, sono poco più di 9.000 su 170.000 arrivi. Quindi, in sostanza, cosa ci dicono? Forse quei 9.000 possiamo dividerci in Europa. Cosa facciamo di tutti gli altri? L'Europa è stata molto più furba di noi, perché noi un po' sempre facendo i furbetti, cosa abbiamo fatto fino adesso? Infatti basta vedere i dati delle presenze. Dei 170.000, 100.000... 100.000 noi non le registravamo. Così non c'erano le impronte digitali, che ormai abbiamo, c'è la banca dati europea, per poter sapere dove era il paese di primo ingresso. Questi si andavano un po' in giro, un po' andavano in Europa, un po' ce li rimandavano indietro, un po' stavano a girare clandestinamente sul territorio nazionale. L'Europa cosa ha detto? Non funziona più così, cari miei. Vengo io e controllo. Facciamo il team tutti insieme, esatto, e controlliamo chi entra. Risultato, controlleranno tutti, tutti rimarranno sul territorio nazionale, perché sono quelli che non hanno lo status di rifugiato politico, perché parla esplicitamente di profughi, ovvero chi gode del status di rifugiato politico. Tutto il resto, poi c'è la protezione sussidiaria, che quella non l'hanno tenuta in considerazione, ci auguriamo, però sono numeri minoritari. Poi ci sono o clandestini o protezione umanitaria. La protezione umanitaria non è una protezione internazionale, è una protezione introdotta da Prodi nel 2006, che ovviamente gli Stati non riconoscono perché è prevista solo dalla legislazione italiana. È una protezione di carattere economico estremamente discrezionale. Quindi, a proposito di dato economico, quanti soldi ci mette l'Europa in tutta questa vicenda? Sì, 60 milioni, ma è ridicolo. Ricordo che noi soltanto per l'operazione marittima, quindi senza l'accoglienza, senza tutto questo, abbiamo speso con Mare Nostrum 120 milioni in un anno. Solo noi, questi 60 milioni sono anche per Spagna e per Grecia. Solo noi, quindi loro in teoria danno a tre paesi la metà di quanto abbiamo speso noi nel 2013.